Poi le cose cambiano quando ci rendiamo conto che noi siamo vittima di un'interpretazione faziosa. Pensate a Nerone. Nerone è, per definizione, un cattivissimo imperatore. Uno va a vedere e si rende conto che ce l'hanno raccontato così i suoi nemici politici. Però questa cosa è difficilissimo farla passare nella coscienza comune. Ancora oggi, ogni nuovo libro su Nerone che esce, dice come Nerone è stato calunniato. Abbiamo motivo di credere che fosse un imperatore che ha fatto una politica democratica, ridotto le tasse, combattuto la Confindustria, che era il Senato, si chiamava il Senato all'epoca la Confindustria, e quindi gli hanno fatto la pelle e poi hanno scritto delle opere per dire che Nerone era molto cattivo. Ogni volta che esce un libro su Nerone racconta queste cose, i giornali ne parlano. Titolo: Nuova interpretazione di Nerone. In realtà il primo libro che è uscito su Nerone dicendo guardate che Nerone è stato calunniato è opera di un umanista italiano del 1500. Ciò nonostante, per noi Nerone è ancora per definizione il cattivo.